Ciao, io sono Paolo Marchesan, Nutritional Sport Consultant, diplomato presso il College of Naturopathic Medicine inglese. Oggi siamo qui per parlare insieme della nutrizione del soggetto sportivo, facendo riferimento a un importante fenomeno che accade durante lo sport, l'infiammazione. Lo sport, come ben sappiamo, è benessere. Se noi non produciamo danni a livello muscolare, significa che l'allenamento non è stato proficuo. Lo sport infatti accelera i processi di ossidazione, la rottura delle fibre muscolari, la quale produce infiammazione e acidità. La nutrizione deve favorire la performance, ma ricordiamoci anche il benessere. La pratica sportiva produce infiammazione. Il catabolismo, cioè il fatto che i muscoli si rovinano, il danneggiamento delle fibre muscolari e l'affaticamento degli organi coinvolti nello sport producono infiammazione. Oltre a questo, l'infiammazione può derivare anche da piccoli traumi, da contusioni. Gli oli vegetali crudi, ed in particolare quello di oliva, e i semi non tostati come per esempio le mandorle, le noci e le nocciole, insieme al pesce, quello con la coda, il pesce azzurro, contengono sostanze antinfiammatorie. Gli oli di semi di lino contengono sostanze simili, ma che non sempre però riusciamo a trasformare in EPA e DHA, gli indispensabili omega 3. La scelta quindi di alimentazione antinfiammatoria è fondamentale per uno sportivo. Per raggiungere tuttavia i livelli ottimali di acidi grassi poliinsaturi omega 3 è utile un'integrazione quotidiana. A sua volta la glucosamina, soprattutto se associata per esempio con boswellia, ha un effetto antinfiammatorio, soprattutto specifico a livello delle articolazioni. Alcuni sportivi, ben consapevoli che la loro attività produce infiammazione, utilizzano farmaci di questa classe, cioè gli antinfiammatori. Questa è una pratica da non consigliare, perché tutti i farmaci, come ben sappiamo, hanno anche degli effetti collaterali. Esistono altri sistemi più razionali per ovviare a questo inconveniente. Disinfiammare l'organismo dopo la pratica sportiva utilizzando anche una integrazione mirata aiuta quindi a ripristinare la funzione muscolare, quella organica, quella metabolica, quella ormonale e soprattutto aiuta a velocizzare il recupero dopo lo sforzo. Oggi abbiamo parlato della nutrizione per il soggetto sportivo. Abbiamo parlato dell'infiammazione. Ciao!